Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. E ecco, oggi facciamo un po' una chiacchierata su quello che saranno appunto le prossime puntate. Le sto preparando, c'è tanta carne al fuoco, quindi volevo prendermi un giorno, diciamo ecco, una settimana appunto per avere la possibilità di raccogliere un po' il materiale per le prossime puntate. E quindi oggi appunto facciamo una chiacchierata su alcuni argomenti appunto di cui volevo parlarvi. Ecco, tanto ve lo anticipo. Allora, i prossimi video saranno molto richiesti, sono appunto fare un video sulle curve strette, le curve appunto di montagna, in salita, in discesa, le facciamo. Tra l'altro Piccino mio amico mi ha dato la disponibilità per aiutarmi a fare appunto questo video, addirittura questa mattina, ma non ero pronto, però ecco, a breve lo faremo. Poi uscirà presto un video sulla storia dell'Africa Twin, e che uscirà anche questo a breve. Sto appunto raccogliendo un po', vedete, il materiale relativo appunto alla storia di questa moto, che è una moto veramente iconica, ecco, è stata la base appunto delle moto moderne da enduro, e appunto ecco, ci sto lavorando. Poi c'è un Seiko, mi è arrivato appena comprato, usato, ringrazio appunto il padrone Matteo di avermi appunto dato questo orologio. E è un Seiko Turtle che non avevamo ancora recensito, lo faremo presto. Poi ho acquistato e sto provando in questo momento qui i cinturini della Bonetto in silicone. Sono veramente buoni, lo vedremo ora. Le ho messi sopra il mio Seiko 5 e le ho montate appunto anche sul Sarve. Li sto utilizzando. A breve vi dirò appunto che cosa ne penso. A questo punto mando la sigla e poi continuiamo con la chiacchierata. Bentornati in studio. Gli argomenti appunto di cui volevo parlarvi oggi sono la prima di tutti, insomma, ecco, il più importante. Volevo ricordare appunto la morte di Haydn, no? E che appunto che è avvenuta qui in Italia per un incidente anche non solo inaspettato, ma di cui non, anche non spiegabile, in quanto insomma abbiamo visto anche delle immagini. Praticamente lui era in bicicletta e non si è fermato proprio a uno stop, da quanto risulta. Ecco, io mando anche alcune immagini di questo campione, e appunto vorrei, con questo video che faccio, lo vorrei ringraziare per lo spettacolo che ci ha dato, no? E anche ricordandolo vorrei anche appunto analizzare alcuni pensieri che ho avuto nel passato. Allora, lui è stato campione del mondo nel 2006 della MotoGP. Io all'epoca pensai che lui fosse stato anche fortunato. Fu un campionato dove Valentino Rossi, che comunque arrivò molto vicino a vincere il mondiale, aveva problemi con l'erario in Italia. Quindi io pensai in quel momento lì che fosse stato fortunato ad aver trovato, diciamo così, un Valentino che non era nel pieno delle sue facoltà, diciamo, mentali, per poter vincere un campionato così, così difficile. In realtà, ripensandoci, mi sono reso conto che era sbagliato, nel senso che lui ha vinto perché in quel momento lì lui si era messo nelle condizioni più serene, anche forse è stato anche più fortunato, e in parte sicuramente lo ha voluto, di trovarsi nella situazione mentale che gli ha dato la possibilità di vincere. Quindi il fatto che lui abbia vinto questo MotoGP, questo campionato, nessuno potrà mai toglierglielo, e lo ha vinto sicuramente meritatamente, ecco. Poi io naturalmente non lo conoscevo, quindi non posso neanche dirlo. Tutti dicono che è una persona molto gentile. Per quello che posso, ho potuto sentire, insomma, anche dalla sua voce, il fatto anche che molti
Molti piloti, diciamo così, di madrelingua inglese spesso anche hanno un modo di parlare che non aiuta chi non è di madrelingua. Ecco, lui invece aveva sempre questo modo di parlare in cui aiutava, no? E questo sicuramente mi dava l'impressione, ecco, di essere una persona molto gentile, anche molto, molto carina. E poi soprattutto lo vorrei ringraziare anche per tutti gli anni in cui ha corso nella MotoGP. E che ci ha regalato appunto proprio tutto il circuito della MotoGP, uno spettacolo, no? Cioè, ci ha intrattenuto, ci ha tenuto col fiato sospeso. Lui, anche se sicuramente è stato un protagonista della MotoGP, come ho detto, ha vinto nel 2006, ma negli ultimi anni non è stato tra i primi motociclisti, diciamo, ma anche se fosse stato, diciamo, tra gli ultimi, comunque sia faceva parte di quel gruppo di persone, di quel circuito di persone in cui che ci ha regalato queste emozioni. Quindi, appunto, questo mio piccolo pensiero era solo per ringraziarlo, ecco, di questa cosa. Cambiando appunto argomento, ecco, vorrei fare le mie congratulazioni. Io sapete che sono un grande amante, anzi forse non l'ho mai detto, ma in tante mie, anche in tante foto appunto che ci sono sul mio canale faccio vedere spesso questo mensile, no? Che è Riders e che è un giornale che a me piace molto leggerlo, ci sono tante storie di piloti, tante storie appunto di moto. E a me particolarmente, insomma, sono legato, ecco, a questo giornale. E vorrei appunto anche fare le mie congratulazioni a degli youtuber che si occupano appunto di motociclismo e che di moto, diciamo, ecco, hanno un canale come il mio, anche se il mio naturalmente è molto piccolo, che si occupano di moto e che fanno motovlog, che fanno, ecco, sicuramente sono molto famosi, sono Andrea Pirillo, Sinna Gaghiri, Edoardo Iannone, Lorenzo Scovazzo e Zeta Biker Girl, che sono appunto stati intervistati da Riders, no? Ecco, questa qui è la prima, diciamo, una delle prime volte che su cui almeno credo, io l'ho sempre, diciamo così, l'ho sempre letto questo giornale, è una delle prime volte che vengono intervistati degli youtuber italiani. Era anche Baron von Grumble era stato intervistato, vedete, questo qui è Iannone, vedete che bella immagine che gli hanno pubblicato. No, questo è Andrea Pirillo e appunto ecco di questa cosa qui sono contento anche perché diciamo è la prima volta che riusciamo ad entrare noi italiani, insomma, avere dei numeri importanti anche ed essere riconosciuti su un giornale. E dico che è importante perché questo aiuta anche a prendere passione, prendere consapevolezza, soprattutto i più giovani, no, di questo mondo delle moto che sembra che negli ultimi tempi abbia avuto un po' di, anzi sicuramente ce l'ha avuto, un po' di crisi, ecco, ma io credo che questo qui sia il primo segnale proprio di una ripresa anche di questo settore. Ed è molto importante anche nelle interviste che io ho letto la loro opinione, quello che credono che manchi in questo momento. Naturalmente loro dicano la loro, dicano, per esempio, hanno richiesto alla Ducati una moto, diciamo, diciamo una moto più gestibile dai tipo motarde, dai più giovani, per dirne una. Ognuno di loro, diciamo così, ha un suo pensiero che porta avanti e sono molto seguiti perché ce ne sono qualcuno, c'è 120, 160.000 iscritti. Addirittura Pirillo ha dei video con 400.000 visualizzazioni, no? Quindi questo veramente è una cosa che mi fa piacere. Ecco, e dico una cosa che è già stata detta, insomma, anche proprio nell'articolo, leggendolo, ecco, proprio Iannone, che viene un po', diciamo così, stigmatizzato per il fatto anche di guide non proprio consone, no? Soprattutto nei centri abitati. Ecco, lui dà una risposta e quindi già che mi fa
molto piacere, insomma, che lo dica, che si impegni, no? Cioè, lui dice, ammette, insomma, di aver fatto, insomma, di aver forse un po' esagerato, però dice di volersi, insomma, regolare un po' di più. Questo è importante, no? No, io naturalmente parlo di lui, ma tutti loro, chi più chi meno, e io stesso forse anche abbiamo in un certo modo esagerato. Bisogna innanzitutto pensare che nei centri abitati, soprattutto il pericolo più grosso sarebbe quello di coinvolgere delle persone che non sono, cioè che non c'entrano nulla, no? Ecco, quindi oltre più che per, diciamo così, per quello che fa le registrazioni, insomma, ecco. Però lui naturalmente dice che si impegna su questo. Questa è una cosa molto importante perché è molto seguito dagli altri YouTuber. Penso che tutti noi dobbiamo fare particolare attenzione proprio alla sicurezza, quindi andare fuori nelle zone non abitate e per il resto, insomma, ecco, io gli faccio i miei più sentiti auguri e soprattutto le congratulazioni, insomma, per questo appunto, per questo articolo, insomma, che hanno ricevuto, sicuramente che è stato anche meritato, ecco. Allora, io, ecco, poi per continuare, ecco, volevo dirvi che esiste, in molti di voi mi hanno appunto parlato io questo qui è un Seiko 5, lo sapete, è il Seiko 5 quello blu, va bene? In molti di voi mi hanno richiesto dove possono trovare il Seiko 5 verde. Per molti, dico molti, spesso ricevo appunto delle email dove mi dicono dove si possono comprare quello verde che è del mio fratello e ci ho fatto la recensione. Appunto, che vi invito appunto a vederla. Tra l'altro, per quanto riguarda gli orologi, è stato l'orologio che ha ricevuto più successo, che ha fatto più visualizzazioni di tutte, no? Ecco, questo orologio non c'è, non si trova. Tra l'altro, sapete che la mia moglie è giapponese e abbiamo anche guardato nei siti giapponesi e loro hanno il solito problema. Dicono che non lo riescano a trovare neanche loro, che gli piacerebbe trovarlo perché è fatto in Malesia. Però non si riesce appunto a trovare. Quello che ho io è del mio fratello, non è mio, quindi non lo posso vendere. Molti mi hanno chiesto se possono comprarlo, ma io, cioè, è un regalo che io ho fatto a lui, e quindi naturalmente lui non lo vuole, diciamo, non lo vuole cedere, ecco. Questo era un po' per rispondere alle tante anche richieste che mi sono state fatte e che capisco anche che ci siano, perché veramente quello lì verde è carino. E niente, io continuo a starci dietro anche con la mia moglie se riusciamo a trovarlo perché ogni anno escano dei colori, quindi speriamo anche nei prossimi anni che tornino a fare questo verde, ecco. A questo punto non mi rimane che salutarvi. Io vi ringrazio, insomma, per aver visto questo video. Vi invito, insomma, ecco, a seguire le prossime puntate perché saranno molto molto dense, cioè ci saranno molti argomenti a cui appunto sto lavorando in questo momento qui e per il momento vi saluto, se lo ritenete opportuno come sempre iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto questo video mettete un like. Ciao a tutti, alla prossima settimana!